Fine 2004, la Toyota è reduce da uno dei campionati più deludenti della sua pur breve storia, ma nella casa di Colonia non si perde tempo e si gettano subito le basi per tornare alla carica. Via Brünner, artefice del disastroso progetto della TF104, è dentro Gascoigne. Via da Matta, che ha portato pochi e scarsi risultati, è dentro Jarno Trulli, che è reduce da una brusca separazione con la Renault e che, come la Toyota, ha voglia di rivalsa. Se poi contiamo che l'abruzzese aveva vinto il suo primo Gran Premio in Formula 1 e poi era stato scaricato, sicuramente il suo primo pensiero è quello di cercare una scuderia che gli permetta di replicare quel winning feeling, come lo chiamano gli inglesi, per altre volte. Poi vediamo come va. Anche Riccardo Zonta ha perso il suo posto di pilota titolare nel team ed è stato retrocesso, diciamo, a terzo pilota. Al suo posto viene ingaggiato Ralf Schumacher, che dopo 6 anni alla corte di Frank Williams ha deciso di sposare il progetto della casa nipponico-tedesca. L'annuncio viene dato a luglio del 2004, mentre Ralf è fuori per un infortunio alla schiena. La motivazione principale è una e una sola: vuole vincere e il budget della casa nipponica sembra sposare questa sua ambizione. Ci vorrà del tempo, senza dubbio, ma d'altra parte dimmi una squadra in cui puoi andare e vincere un titolo mondiale a parte la Ferrari. Le possibilità sono buone, hanno brave persone e un buon budget. La squadra viene completata, oltre che da Zonta, che rimane terzo pilota, anche da Olivier Panis, che è rimasto nel team, ma questa volta come collaudatore. Però, piloti a parte, quello che serve è un progetto che consenta a chi guida la macchina di portarla ai risultati sperati. Dopo la figuraccia dell'anno prima non è ammissibile sbagliare e quindi Gascoigne fa realizzare in fretta le modifiche che servono per la versione B della TF104 e poi si butta a capofitto sul progetto 2005. Brünner tra l'altro è rimasto in Toyota, ma questa volta come responsabile del telaio. La scorsa stagione è stata davvero dura per noi, ma ci ha dato la possibilità di iniziare presto a recepire le imminenti nuove regole tecniche per il 2005. Penso che questo ci abbia messo in una posizione superiore rispetto ai nostri rivali. Con i nuovi regolamenti per la stagione 2005 che prevedono l'utilizzo di un solo motore per 2 gare, il team capitanato da Luca Marmorini realizza l'RWX05, che ha una durata di 1500 km, rientrando quindi nei parametri previsti dalle nuove regole. Il progetto procede speditissimo, tanto che la nuova vettura viene svelata al pubblico prima di tutti, prestissimo, l'8 gennaio 2005, alla Estación de Francia a Barcellona. I nuovi regolamenti, che peraltro prevedono il divieto di cambio gomme in gara, avvantaggiano tutti i team gommati Michelin, come ad esempio la Toyota, che infatti beneficerà di un miglioramento delle prestazioni. Lo si vede subito a Melbourne, dove Jarno Trulli, specialista della qualifica, conquista la prima fila, eguagliando il miglior risultato della Toyota fin lì. Tra l'altro all'epoca le qualifiche si svolgevano in 2 manche e il tempo finale era dato dalla somma dei 2 tentativi e con questo sistema viene fuori una prima fila tutta italiana, con Fisichella davanti a Trulli. La buona forma delle Toyota prosegue e in Malesia il pilota abruzzese conquista addirittura il podio, finendo secondo dietro ad Alonso, e lo stesso risultato lo ripete in Bahrain, con Ralf sempre in top 5. Pensate, dopo la terza gara, Trulli e la Toyota sono secondi sia in campionato costruttori che nel mondiale piloti, dietro soltanto ad Alonso e alla Renault. È un inizio incredibile, contando com'era finita l'annata precedente. Jarno continua nella sua striscia positiva, conquistando un altro terzo posto a Barcellona e, complici le gomme Michelin nettamente più performanti delle Bridgestone e uno dei motori tra i migliori nel lotto, la Toyota sembra avviata a una stagione quasi trionfale, in cui va a punti praticamente in ogni gara con almeno una macchina. Trulli poi ha anche un'arma in più, un'altra freccia al suo arco, un'incredibile velocità sul giro secco. Nelle prime 3 gare, pensate, parte 2 volte dalla prima fila e 1 dalla seconda, ma il capolavoro lo sfodera a Indianapolis, dove conquista la prima pole position della storia della Toyota. La gara però andrà in modo diverso per le note vicende che vi abbiamo raccontato in questo video,
e quindi se volete capire bene come fu, come andò quella gara, vi invito a guardarlo. Ma Indianapolis a parte, in cui corrono soltanto i gommati Bridgestone, la Toyota è in gran forma e si vede. Trulli e Ralf Schumacher sembrano essere la coppia perfetta, la coppia di cui aveva esattamente bisogno il team. Uno velocissimo in qualifica, l'altro consistente in gara. Il miglior risultato della stagione arriva al Gran Premio d'Ungheria. Infatti qui le Toyota sono veramente in grande spolvero, addirittura il collaudatore Zonta nella seconda sessione del venerdì fa registrare il miglior tempo, 1:20.4. Pensate, una prestazione del genere in qualifica lo avrebbe messo in prima fila di fianco a Michael Schumacher. Ora provate a pensare soltanto la bellezza della prima fila Schumacher-Zonta. Io sono veramente indignato che siamo stati privati di tutto questo. Quello del brasiliano però non è un fuoco di paglia e Trulli e Ralf Schumacher in qualifica girano praticamente sugli stessi tempi, piazzandosi terzo e quinto. L'ingombrante presenza di però un famoso attore in griglia di partenza forse non aiuta e quindi la partenza di entrambi non è delle migliori. Infatti Trulli viene bruciata da un Raikkonen decisamente in giornata e viene tamponato lievemente da Barrichello alla prima curva, mentre negli stessi istanti Ralf viene a contatto con Alonso. Il tedesco ne esce senza danni, al contrario dell'asturiano, e lo supera. Le Toyota si trovano in quarta e quinta posizione e con grande fortuna, perché nonostante una partenza non esaltante, i contatti alla fine hanno risparmiato entrambi. Di qui in poi la loro gara sarà regolare, a parte Trulli che lamenta dei problemi al diffusore, e il ritiro di Montoya fa avanzare entrambi in terza e quarta posizione. Si scambiano le due posizioni perché Ralf Schumacher ne ha di più e non ha problemi al diffusore, e anzi ha talmente tanto ritmo che si mette addirittura all'inseguimento del fratello e per poco non riesce a sorpassarlo, taglierà il traguardo a soli 6 decimi di distacco da Michael. Per lui è il primo podio con la Toyota e con Trulli subito dietro in quarta posizione arrivano ben 9 punti iridati. Dopo un altro quinto-sesto posto a Monza si arriva in Belgio. Qui Trulli ancora una volta sfodera la sua velocità in qualifica e conquista con un giro ai limiti della perfezione un'ottima terza posizione. In partenza poi ha anche un grande scatto, resistendo alla carica di Alonso e rimanendo terzo, tenendosi a pochi secondi dalle McLaren. Per lui sembra arrivare un podio tutto sommato facile, ma un'incomprensione con la Jordan di Monteiro alle Combe causa il ritiro di Trulli a soli 9 giri dal termine. A rendere meno amara la giornata ci pensa Ralf Schumacher, che conquista il primo storico giro veloce in gara per la Toyota. A questo punto, dopo un Gran Premio del Brasile tutto sommato incolore, Toyota introduce il modello B per le ultime due gare del 2005. Fece più o meno la stessa cosa dell'annata precedente, ma con risultati nettamente migliori. Sospensione e fondo subirono un bel restyling e i risultati si videro subito. Addirittura al Gran Premio del Giappone, grazie alla pioggia che rimescola un po' le carte in qualifica, Ralf Schumacher fa segnare la pole position, la sua sesta e ultima in carriera. In gara Ralf mantiene la testa, mentre Trulli, partito dalla pit lane, viene letteralmente buttato fuori da Takuma Sato. Diciamo che l'abruzzese non le manda per niente a dire dopo la gara. Ma è tipico, quando sei vicino a Sato sai di avere un pilota pericoloso attorno e purtroppo queste cose con lui accadono quasi sempre. La cosa più amara è che la federazione non prende atto di un pilota così pericoloso che abbiamo in circuito e non fa niente. Ralf potrebbe tranquillamente puntare alla vittoria e portare un team giapponese, vabbè, per metà giapponese e per metà tedesco, ma questi sono dettagli, sul gradino più alto del podio nella gara di casa sarebbe un risultato pazzesco, soprattutto dopo anni e anni in cerca di una prestazione che sembrava non arrivare mai. E invece il muretto opta per una sciagurata strategia a tre soste e alla fine il pilota tedesco sarà soltanto ottavo, cogliendo un misero punticino. Come vedete, non è soltanto la Ferrari a fare strategia a minchia e buttare via le vittorie, ci sono anche altri che lo hanno fatto con meno frequenza. Dei due piloti il tedesco è quello che si trova nettamente meglio con questa versione aggiornata della monoposto. All'ultima gara in Cina per Trulli si aggiunge anche il mancato feeling con la pista, che proprio non gli piace, e ce lo fa capire chiaramente. Ma la pista non è poi così interessante, è una pista un po', possiamo definire Mickey Mouse, cioè molto lenta, con un solo rettilineo veloce, non è impegnativa, non è molto tecnica, non piace a molti dei piloti, però siamo adattati, mi sono voluti 5 giri per impararla e vediamo poi come andrà la gara. L'italiano si qualifica 12esimo e in gara sarà solo 15esimo.
Mentre Ralf Schumacher, che non disputa una grande qualifica, è solo nono, in gara sfodera una grande rimonta e, approfittando dei ritiri di Schumacher e Montoya e della penalità a Fisichella, conquista alla fine un podio totalmente inaspettato. Toyota conclude il mondiale con 88 punti ridati e il quarto posto assoluto nei costruttori. Ralf Schumacher e Jarno Trulli si piazzano sesto e settimo in classifica piloti. È una stagione ovviamente molto positiva, ma deve essere anche la base per costruire successi futuri. Non sarà difficile, è opinione di tutti, dato il grandissimo budget a disposizione della casa nipponica. I risultati incoraggianti ovviamente fanno ben sperare, ma per il 2006 sono previsti dei cambi regolamentari, specialmente per quanto riguarda il motore, infatti si passerà dal V10 al V8. Mike Gascoigne e Luca Marmorini si mettono subito al lavoro, cominciando a testare il propulsore V8 con una versione modificata della monoposto denominata TF105.5. Sembra una stazione radio. Il secondo maggior produttore mondiale di automobili non può permettersi di fallire, specie dopo l'annata più che positiva appena trascorsa. E tra l'altro spunta una voce clamorosa. Il quotidiano spagnolo Marca riferisce che la Toyota sarebbe pronta a ingaggiare niente meno che Fernando Alonso al termine del suo contratto con Renault. Lo sapevate? Sapevatelo su Radio Ghiaccio lanciate! Nessuno conferma, nessuno smentisce, una cosa è certa però. Per il 2006 i piloti sono ancora Ralf Schumacher e Jarno Trulli e l'obiettivo è uno solo, ottenere la prima vittoria nella storia in Formula 1 e cercare di migliorare il quarto posto del 2005. Come l'anno precedente, la Toyota è la prima monoposto a essere svelata al pubblico il 14 gennaio 2006 a Valenciennes, in Francia, nello stabilimento dove viene prodotta la Yaris. I primi test però sono tutt'altro che soddisfacenti. Sarà il nuovo motore? Sarà che la Toyota ha deciso di passare alle gomme Bridgestone con un anno di anticipo per cominciare a testare i nuovi pneumatici che saranno monomarca? Le sue prestazioni non sono affatto convincenti. Il tutto però non sembra preoccupare più di tanto Mike Gascoigne, che alla presentazione dichiara: lo sviluppo continuerà ancora. Questo è un prodotto nello spirito del Kaizen e quindi del continuo miglioramento. Ci saranno grandi cambiamenti e a Monte Carlo porteremo la 106B. In realtà, proseguendo nella stagione, ci si accorgerà che la Toyota era sì un progetto del Kaizen, ma in un altro senso, insomma, avete capito. La Toyota si presenta ai nastri di partenza con l'obiettivo dichiarato di essere alla pari di Ferrari, Renault e McLaren. Ma le sue prestazioni sono altamente deludenti, anzi, la Honda, costruttrice giapponese, quindi per antonomasia diretta rivale, ha sviluppato una monoposto nettamente migliore, è un grosso smacco ovviamente. Si arriva al primo Gran Premio dove tutti i dubbi trovano risposta. Le Toyota, che fino all'anno precedente andavano fortissimo in qualifica, adesso faticano tantissimo. Addirittura Ralf Schumacher non riesce a superare la Q1 e Trulli manca l'accesso in Q3. La gara anonima condotta da entrambi, che arrivano alla fine 14esimo e 16esimo, è lo specchio di quello che sarà l'annata 2006. Una delusione totale. Certo, non così disastrosa, per carità. In Malesia Ralf Schumacher parte 22esimo e con una grande rimonta finisce ottavo, conquistando il primo punto stagionale. In Australia disputa anche una buona qualifica, è sesto, e in gara, tra ritiri e ben 4 safety car, Ralf riesce a salire sul podio in terza posizione. Al contrario del compagno di squadra, sembra aver trovato maggiore feeling con la vettura. Trulli invece nelle prime 8 gare non riesce mai ad andare a punti, tra ritiri e prestazioni non esaltanti. Le Toyota in qualifica si stabilizzano alla fine intorno alla settima posizione, mentre in gara non riescono assolutamente a brillare. Come anticipato da Mike Gascoigne, a Monaco viene introdotta la versione B della monoposto. Già, peccato che Gascoigne ha lasciato la squadra da 3 gare. E sì, perché il team principal, il direttore tecnico, ha avuto un diverbio accesissimo con i vertici Toyota, che lo hanno accusato di aver assemblato, di aver progettato una monoposto poco competitiva. E quindi gli aprono la porta e gli danno il ben servito. Al suo posto subentra Pascal Vasselon. A onor di Gascoigne invece va detto che la TF106B segna un netto miglioramento delle prestazioni, certo senza fare miracoli, ma comunque già a Monaco Trulli si qualifica sesto e a 15 giri dalla fine la penalità inflitta a Barrichello lo porta in terza posizione. Questo sarebbe un podio importantissimo per riaccendere le già flebili speranze della Toyota, ma al 72esimo passaggio, a soli 6 giri dalla fine, un problema idraulico lascia a piedi l'abruzzese. In Gran Bretagna la sfortuna
non cessa. Trulli non riesce a settare un tempo in qualifica e deve partire ultimo, mentre Ralf Schumacher viene buttato fuori da Scott Speed che lo fa carambolare addosso a Webber. Jarno conquista un ottimo quarto posto a Montreal, tra l'altro primo dei gommati Bridgestone ed è autore di un'autentica impresa a Indianapolis. L'abruzzese subisce la rottura di un ammortizzatore ed è costretto a partire dalla pit lane. In gara poi la Toyota opta per una strategia a una sosta e complice le gomme Bridgestone, che a Indianapolis si comportano splendidamente, e anche una marea di ritiri, tra cui quello di Ralf Schumacher che era quinto a soli 9 giri dal termine, Trulli riesce a compiere una grande rimonta giungendo quarto al traguardo, una prestazione strepitosa. La Toyota è in rimonta nel campionato costruttori. Ralf Schumacher conquista un quarto posto in Francia, mentre in Germania Trulli giunge settimo partendo dalla 20ª posizione e Ralf Schumacher ha un contatto con una terza Toyota. Sì, abbiamo visto adesso Ralf Schumacher che è volato sopra una Toyota e ha danneggiato sia l'alettone della Toyota che la sua vettura. Il distacco con la scuderia al quinto posto nei costruttori, ovvero la BMW Sauber, si riduce, ma non per molto. Infatti, mentre la squadra tedesca, sono tutte e due tedesche, ma una è anche giapponese, mentre la BMW conquista un podio con Heidfeld e uno con Kubica, il miglior risultato della Toyota nelle ultime gare è solo un sesto posto di Ralf Schumacher in Giappone. Oltretutto, sia in Cina che in Brasile, entrambi i piloti sono costretti al ritiro e alla fine il bottino in campionato sarà di soli 35 punti contro gli 88 del 2005 e sesto posto. Alla fine si è fatto il più classico dei due passi indietro invece che uno avanti. I vertici cominciano a spazientirsi. Sono state investite tantissime risorse in un progetto che non sta dando i risultati sperati. Anzi, la Toyota è stata battuta dai colleghi tedeschi della BMW e dai colleghi giapponesi della Honda. Uno smacco su tutti i fronti. Alla fine del 2006 viene tra l'altro ultimata la costruzione della seconda galleria del vento della Toyota nello stabilimento di Colonia e in attesa che finissero i lavori c'era anche un pezzo di Italia nella monoposto dentro la TF106 perché era stata usata la galleria del vento della Aerolab a Sant'Agata Bolognese. Le risorse investite però non hanno riscontri in pista e non sono le strutture a mancare come abbiamo appena visto, ma c'è qualcos'altro che non gira. Tra l'altro alcune voci di corridoio, alcune male lingue, dicevano che il progetto non era nient'altro che la TF104, la monoposto del 2004, riveduta e corretta nel corso degli anni senza che fossero mai operati cambi sostanziali al progetto di base, ma questo purtroppo non lo possiamo verificare e non lo potremo mai sapere forse. Come gli anni precedenti, a eccezione che questa volta il progetto è condotto da Pascal Vasselon, non cambia molto. I piloti sono sempre Jarno Trulli e Ralf Schumacher e la monoposto è sempre la prima a essere svelata. E ovviamente no, le voci su Alonso non erano vere, specialmente dopo la disastrosa stagione 2006. La stagione 2007 vede l'avvento delle gomme monomarca Bridgestone, a cui la Toyota era già passata l'anno precedente, come abbiamo detto forse per iniziare ad acclimatarsi, per iniziare a prendere confidenza, però facendo questo ha evidentemente perso in prestazioni perché le Michelin fino al loro abbandono erano nettamente le gomme più performanti. Ancora una volta la Toyota è di fronte a un ora o mai più, a un ennesimo out della sua storia e anche i piloti che avevano firmato per una squadra che nelle loro idee doveva puntare non al mondiale ma quantomeno a lottare per le vittorie cominciano a spazientirsi, cominciano a perdere un po' la pazienza. Addirittura Trulli sulla vettura dell'anno precedente dichiara: poche volte è stata veloce e quando lo era si rompeva. Una sorta di avvertimento: o qui c'è una macchina competitiva oppure abbiamo chiuso. La vettura viene svelata a Colonia il 12 gennaio 2007. C'è stato anche il congelamento dei motori, quindi l'RVX di Luca Marmorini non subisce troppe modifiche tranne quelle che servono per adattarlo alle Williams, di cui la Toyota è diventata fornitrice dei motori come per la Midland l'anno precedente. Tsutomu Tomita, membro del board Toyota, mette in chiaro le cose e spiega che rispetto agli anni precedenti gli obiettivi del team non sono affatto cambiati. Il 2006 è stato molto deludente. L'anno scorso avevamo annunciato che avremmo puntato alla prima vittoria e non ci siamo riusciti. Ci scusiamo con tutti i nostri tifosi, ma abbiamo avuto due problemi: la velocità e l'affidabilità. Ora la sfida è ancora quella del 2006, vincere la prima gara.
La TF107 è presentata come una vettura totalmente nuova, ma a conti fatti non è altro che una semplice evoluzione del modello precedente. E quando si tratta di scuderie che fanno un'evoluzione del modello precedente, sapete bene più o meno la storia dove va a parare. Le prestazioni non cambieranno più di tanto. I principali cambiamenti riguardano l'aerodinamica. Il gruppo motore cambio è stato portato avanti di 10 cm e sono state ridisegnate le sospensioni posteriori e gli alettoni. Mentre però la dirigenza Toyota annuncia ai 420 di voler puntare alle vittorie, Trulli è molto più cauto. Le grandi case hanno le loro idee. A macchine ferme siamo tutti campioni del mondo. Il mio obiettivo è un po' diverso. In Formula 1 in realtà una vittoria può arrivare anche per caso. Quello che io voglio invece è essere protagonista per tutta la stagione. Viste le risorse, le capacità, il sistema di lavoro di Toyota, non c'è ragione per non pensare di arrivare a riuscirci. E non sarà così. Gli aggiornamenti sono assolutamente insufficienti e i principali problemi della Toyota arrivano dall'aerodinamica, area in cui viene surclassata dagli avversari. Inoltre, la monoposto era molto instabile nelle curve e difficile da governare. Ne consegue una stagione difficilissima in cui sia Trulli che Ralf Schumacher gravitano nel midfield senza mai riuscire a brillare. Anzi, il miglior risultato stagionale è un sesto posto ottenuto da Trulli al Gran Premio degli Stati Uniti e da Ralf Schumacher al Gran Premio d'Ungheria, poi diventato quinto a causa della penalità inflitta da Alonso. Neanche in qualifica, dove di solito si erano ben comportate, le Toyota brillano. E soprattutto, a conferma che i problemi maggiori venivano dal telaio, le vetture tedesco-nipponiche vengono spesso e volentieri battute dalle Williams, che come detto prima montavano lo stesso motore e lo stesso cambio. E insomma, per farvela breve, se i 35 punti ottenuti nel 2006 sembravano una debacle, non saprei come definire i 13 conquistati nel 2007, il sesto posto nei costruttori è grazia ricevuta, letteralmente, dato che arriva solo grazie alla squalifica della McLaren. Deluso e ormai senza più stimoli, Ralf Schumacher lascia la Toyota e la Formula 1. Il suo posto viene preso dal pilota tedesco Timo Glock, mentre il nuovo collaudatore è il giapponese 21enne Kamui Kobayashi. Sempre con Pascal Vasselon a capo del progetto, nasce la TF108, che deve segnare un punto di rottura, per forza di cose, con gli anni precedenti. Ci si concentra ovviamente sull'aerodinamica, che era stato il punto debole della Toyota l'anno prima e l'anno ancora prima, e che in quegli anni era il nocciolo della questione in Formula 1. Vengono modificati musetto, alettone anteriore, si interviene anche sulla stabilità della vettura in frenata e nelle curve veloci, ma rispetto agli anni precedenti ci si va un po' più cauti con dichiarazioni e proclami. L'obiettivo è quello di ottenere quanto ha ottenuto la BMW Sauber nel 2007, cioè essere i migliori degli altri. Ma poi ci si corregge subito, perché sempre un po' megalomani bisogna esserlo. Crediamo che questo sia il primo passo nel nostro piano a lungo termine, che prevede la vittoria del campionato del mondo. Vabbè, ci credono e questo è sempre un atteggiamento positivo. E succede ovviamente che per dare un grande inizio alla stagione in Australia si ritirano sia Trulli che Glock, che dopo un'escursione fuori pista rimbalza sul cordolo e rischia un incidente con conseguenze ben peggiori. Per fortuna il tedesco se la cava, ma fa molta fatica nelle prime gare a tenere il passo di un collega esperto come Jarno Trulli. Già in Malesia l'abruzzese riesce a concludere quarto, mentre Timo viene coinvolto in un incidente con Rosberg al primo giro e si deve ritirare. Dopo diverse gare anonime, in Canada le due Toyota giungono al traguardo quarta e sesta, primi punti per Glock e fiducia che cresce. L'11 giugno 2008 poi arriva una brutta notizia. Ove Anderson, l'uomo che diede inizio al progetto Toyota in Formula 1, muore in un incidente durante una gara di auto storiche. Il team è scosso e vuole onorare al meglio la memoria di quello che, a conti fatti, è il fondatore della Toyota in Formula 1. Tanto che, alla gara successiva a Magny-Cours il 22 giugno, Trulli si qualifica quinto e in gara, correndo listato a lutto, compie una grande prestazione, concludendo terzo. Nei giri finali viene anche insidiato da Kovalainen, che con la McLaren ha trovato un grande ritmo, ma non è abbastanza. Il pescarese resiste e conquista il primo podio stagionale, il primo, pensate, da Australia 2006. La stagione vive di alti e di gare mediocri, ma dopo non aver granché convinto nella prima parte di stagione, Glock piano piano trova il feeling con la vettura e con la pista. E tra l'altro in Ungheria compie la gara migliore della sua stagione, batte il compagno di squadra Trulli in qualifica, la sua specialità, e in gara poi guida
lineare, tenendosi fuori dai guai, approfittando del ritiro di Massa e conquistando il suo primo podio in Formula 1, arrivando secondo dietro a Heikki Kovalainen. Non saranno le auto migliori del lotto, ma le Toyota vanno a punti con una certa regolarità. Glock ottiene un ottimo quarto posto a Singapore, Trulli è quinto a Suzuka e suggella la sua stagione conquistando una fantastica prima fila al Gran Premio del Brasile. Dopo una buona partenza in cui si difende dagli attacchi di Kimi Raikkonen, al 12° giro però l'abruzzese va largo alla prima curva e perde diverse posizioni. Inizia a piovere e la cosa manda in crisi i box. Qualcuno decide di far rientrare i piloti per montare le intermedie, qualcuno decide di far rimanere fuori i piloti con le gomme da asciutto. Questi ultimi, per esempio, le due Toyota, Trulli e Glock rimangono in pista con le gomme da asciutto perché, opinione del muretto, non pioveva così tanto da giustificare un pit stop per metterle intermedie. E in effetti, nei primi giri la scelta paga perché, complici quelli che sono rientrati, Glock si trova addirittura al quarto posto, ma verso la fine della gara la pioggia comincia ad aumentare di intensità e man mano ci si accorge che le gomme da asciutto non vanno più bene, le Toyota sono ingovernabili, entrambi iniziano ad avere grossi problemi a tenere la vettura in pista. All'inizio dell'ultimo passaggio, il pilota tedesco ha ben 15 secondi di vantaggio su Hamilton, una cosa rassicurante, no? E invece no. Infatti Hamilton non ha le stesse gomme di Glock e nell'ultima parte del tracciato l'inglese approfitta della grande difficoltà che aveva il tedesco con le sue gomme e lo passa facilmente conquistando il suo primo mondiale in carriera. I ferraristi già dal caldissimo post gara si scagliano contro il pilota della Toyota. Per loro la sua manovra ha agevolato la vittoria del mondiale, ma dati alla mano non c'era molto che il tedesco potesse fare. Riuscire a tenere dietro un pilota con gomme migliori in quelle condizioni era un'impresa per pochi, pochissimi, anzi forse per nessuno. Alla fine del 2008 saranno 56 i punti conquistati che permettono alla Toyota di migliorare il risultato dell'anno precedente classificandosi al quinto posto totale. Arriva la stagione 2009, quella del cambio radicale in Formula 1 e la Toyota TF109 si adatta pedissequamente alle nuove regole. Alettone posteriore ristretto, alettone anteriore allargato, pneumatici Bridgestone Slick al loro ritorno dopo più di 10 anni e la squadra dei piloti che viene confermata in blocco. Il giorno della presentazione la vettura viene svelata online come un colossal di Hollywood, con tanto di locandina, di trailer, di attori principali, anzi in Toyota non si nascondono per niente. Il titolo dell'evento è The 2009 Contenders, i pretendenti al titolo 2009. Per la serie voliamo basso. Il team principal Yamashina decide di rispolverare un vecchio classico e dichiara: il nostro obiettivo quest'anno è vincere la prima gara della Toyota in Formula 1. Aridaglie! Non c'è nulla di male a pensarlo, con i nuovi regolamenti tutti possono pensare di puntare al titolo, ma proprio tutti, tutti, anche quelli che hanno un team che vale un pound, per dire. Fatto sta che all'inizio sembra che davvero in Toyota abbiano costruito una monoposto di tutto rispetto. Anzi, in Australia alla prima gara, sebbene entrambi debbano partire dai box per un alettone posteriore irregolare, compiono una rimonta incredibile con una facilità disarmante e concludono terzo e quarto alle spalle delle due Brown GP. In Malesia Trulli e Glock confermano l'ottima prima impressione qualificandosi secondo e terzo e quando la gara viene sospesa per la troppa pioggia si ritrovano Glock terzo e Trulli quarto con il tedesco che in quel momento era il pilota più veloce in pista. Nel frattempo però si scopre l'arcano, le Toyota come anche le Brown GP sono dotate del doppio diffusore e parte la protesta dei team. Si arriva in Bahrain con le polemiche che ancora infuriano perché la FIA ha appena rigettato il ricorso presentato da alcune squadre contro questa soluzione. Ma la qualifica sul circuito di Sakhir per la Toyota è un sogno ad occhi aperti. Trulli e Glock confermano la grande prestazione della Toyota TF109 piazzandosi primo e secondo. Finalmente la tanto attesa occasione, l'occasione che la Toyota sognava dal 2001 è arrivata. Alla domenica l'obiettivo è uno solo, la prima vittoria nella storia della Toyota. Alla partenza addirittura Glock ha uno scatto migliore e supera Trulli portandosi in testa al Gran Premio.
ma il pilota tedesco pian piano si eclissa e da secondo che era in griglia di partenza concluderà la gara soltanto in settima posizione. La prima sosta vede la Toyota compiere un errore di strategia per entrambe le vetture, montando gomme dure al contrario di altri, tipo Jenson Button, che monta le morbide e si porta agilmente a condurre la gara. Trulli per la verità rimane sempre in lotta per le prime tre posizioni, sebbene distante dalla Brown, ma almeno con Vettel per la seconda piazza. Alla fine però sarà il tedesco a prevalere, lasciando la Toyota con l'amaro in bocca. Dalla prima fila a Sakhir, a Monte Carlo arriva una clamorosa eliminazione in Q1. Trulli e Glock sono addirittura ultimi, è il caso di dire veramente dalle stelle alle stalle. Infatti dopo un inizio promettente, la Toyota comincia a gravitare di nuovo nel midfield e quindi rispetto agli anni precedenti alla fine non è cambiato molto. Il miglior risultato nella parte centrale della stagione è un quarto posto di Trulli in Turchia, diciamo non granché per una squadra che si professava contender a inizio stagione. Al Gran Premio del Belgio poi Trulli sembra chiudere il cerchio della sua avventura in Toyota, conquista infatti un secondo posto in qualifica di fianco a Giancarlo Fisichella, ripetendo la prima fila tutta italiana. L'evento è storico, forse di più di Australia 2005, perché questa è l'ultima volta che due piloti italiani fino ad oggi partono primo e secondo in un Gran Premio, fino ad oggi e per chissà quanti anni ancora. Comunque, se la gara vede Fisico finire sul podio con la modesta Force India, Trulli va incontro a un incubo. Viene toccato da Heidfeld alla Source e deve sostituire l'alettone compromettendo la sua gara e alla fine concluderà al 21esimo giro per un problema ai freni, insomma un'altra occasione persa. Si arriva verso la fine della stagione che, ancora una volta, dopo un inizio promettente, si sta rivelando una grossa delusione. Al Gran Premio di Singapore però Timo Glock è in gran giornata e dopo aver superato Alonso al primo giro approfittando della confusione in partenza tra safety car, penalità di Rosberg, Alger Suari che ai box fa lo stesso errore di Massa l'anno precedente, non c'entra niente ma volevo menzionarlo lo stesso, riesce a concludere in un'ottima seconda posizione alle spalle di Hamilton. Non male per essere la sua ultima gara con la Toyota. Eh sì, è proprio così. Infatti a Suzuka durante il Q1 il pilota tedesco esce di pista all'ultima curva. L'impatto con le barriere è violento e il tedesco finisce all'ospedale infortunato una gamba. La Toyota così schiera la sola vettura di Trulli, ma l'abruzzese si difende non bene, benissimo. Qualificato secondo infatti in gara mantiene senza problemi la sua posizione e conclude sul podio, il suo ultimo podio in carriera e anche l'ultimo podio della storia della Toyota. In Brasile per la verità avrebbe un'altra occasione, si qualifica quarto ma al primo giro viene a contatto con Adrian Sutil. Diciamo che Jarno non la prende proprio benissimo, corre infuriato verso il pilota tedesco e con raffinati sillogismi aristotelici gli espone il suo punto di vista sulla manovra dell'avversario. I due non si riappacificano per la verità perché il diverbio continua anche alla conferenza stampa del Gran Premio successivo. It was not my problem, it was his problem. I don't know why he's freaking out like that, to be honest. If you want, I can show you some pictures. So probably I don't know if you're blind, but I can clearly show you that my front wing is next to your front wing. So no, you were just not going off the power. You know, the same happened in Barcelona where you lost control again and crashed again into a Force India car. No. Watch the race in Barcelona. I didn't hit you. You hit me. Kobayashi, subentrato a Sutil, conclude la sua prima gara in Formula 1 al nono posto. Un inizio non male, incoraggiante, e anche alla gara di Abu Dhabi, ultima della stagione, si comporta egregiamente. Infatti, mentre deve ancora fermarsi, ingaggia addirittura Jenson Button, fresco campione del mondo, e lo passa senza alcun timore reverenziale. Finirà sesto davanti a Trulli, e così si conclude l'avventura in Formula 1 delle Toyota, anche se la monoposto del 2010 è in sviluppo. Alla fine del campionato, però, il 4 novembre 2009, il team nipponico-tedesco annuncia ufficialmente che non farà più parte della griglia di partenza della Formula 1 dal 2010. Le risorse a disposizione sono insufficienti per assicurare un team competitivo. La crisi che attraversa il settore dell'auto impone che siano prese delle severe iniziative. Così si esprime Toyota
e Il canto del cigno. Come detto però, erano stati già prodotti due modelli della TF110, la monoposto con cui Toyota avrebbe dovuto affrontare la stagione successiva, e tra l'altro il pilota giapponese Kazuki Nakajima aveva eseguito i primi test a Colonia. La monoposto si distingueva per un diffusore estremo e per un naso molto alto. A seguito del ritiro della Toyota, il team serbo Stefan GP, che cercava di entrare in campionato in qualsiasi modo, ottiene dalla casa giapponese l'assistenza tecnica per due esemplari della TF110, ribattezzata Stefan S01, in cambio dell'assunzione di Nakajima. La monoposto in un'inedita colorazione Total Red è arrivata negli stabilimenti del team serbo il 19 febbraio 2010 con l'obiettivo di essere portata in pista a Portimao la settimana successiva con pneumatici Avon, perché, non essendo un team di Formula 1, la Stefan non aveva il diritto di utilizzare pneumatici di Formula 1. Tuttavia, come ben sapete, la Stefan GP non potrà iscriversi al campionato, perdendo così la partnership con Toyota. Ma che fine faranno i modelli della TF110? Eh sì, perché la loro storia non è ancora finita. Il team spagnolo HRT, deluso dalle prestazioni della sua vettura, cerca di ottenere in qualche modo una partnership tecnica con la Toyota per utilizzare le TF110 per il 2011 addirittura, ma non se ne fece niente. Secondo Timo Glock, i dati virtuali della TF110 suggerivano che era una monoposto che avrebbe facilmente potuto lottare per il titolo nel 2010. Ovviamente questo non lo possiamo sapere, non lo sapremo mai, ma a tal proposito Pascal Vasselon dichiara: quando abbiamo interrotto lo sviluppo avevamo da 20 a 30 punti di supporto aggiuntivi, avevamo superato i nostri obiettivi e di gran lunga. Alla fine anche la TF109 era bastata a salire sul podio. E quindi si conclude così l'avventura di Toyota in Formula 1. Una scuderia partita in pompa magna, sempre mettendosi dei traguardi troppo grandi da raggiungere in così poco tempo. Una scuderia che alla fine è stata la prova del detto "i soldi non sono tutto", perché con un budget sterminato, probabilmente il più grande di quegli anni in Formula 1, non si è riusciti a raggiungere neanche gli obiettivi minimi, ovvero una vittoria in Formula 1. Questo dimostra che non basta essere un grande nome dell'automobilismo, non basta decidere di voler vincere in Formula 1 per svegliarsi la mattina dopo e avere un'auto competitiva. È un processo che richiede a volte tanti anni, tanta pazienza e soprattutto assolutamente nessuna furia, perché alla fine i risultati sono quelli della Toyota, ovvero grandi speranze e pochi risultati. Io vi ringrazio per aver seguito questo documentario sulla Toyota, vi ringrazio di aver avuto la pazienza di aspettare questa seconda parte, che spero sia stata all'altezza delle vostre aspettative. Vi invito a iscrivervi al canale e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!